uno dei luoghi più descritti in questo viaggio personale, anche perché ci vivo, è Passo Scuro. Passo Scuro è una zona un po' forse non conosciuta, ma sta salendo un po' la ribalta, perché qui c'è un qualcosa che forse nelle altre località non ho mai trovato, cioè un movimento artistico, culturale, e l'arte e la cultura sono sempre l'humus, no? Umano, attraverso il quale poi germogliano idee e voglia di... Io la chiamo evoluzione. Sto qui con Valentina, ciao Valentina, l'ho beccata per strada mentre state dando un fondo di un celeste fantastico a un muro. Sì, stiamo facendo murales qui alla fine del lungomare a Via Carbonia, davanti al Venosta. Questo murales si intitola Naufragar me dolce in questo mare. Fantastico. Che chiaramente tutti conosciamo, questo finale di una poesia famosissima, e sta scritto anche lì, l'ho proprio scritto. E che dire, non lo so, dimmi Stefano. No, vorrei che raccontassi brevemente un po' chi siete, perché io voglio raccontare il territorio, il comune di Fiumicino, e quindi così condividere con chi ascolta luoghi da visitare. Okay. I murales non sono solamente un'attrazione, ma hanno un significato, perché dietro la vostra associazione c'è proprio un ideale ben preciso. Sì, allora, noi siamo un'associazione ormai APS, no? Questa storia della riforma del terzo settore, culturale comunque, che opera qui a Fiumicino, nel comune di Fiumicino, ma a Passo Scuro, da 4 anni, esattamente dal 17-18, insomma. E siamo un gruppo di artisti che casualmente venuti a abitare qua, chi prima, chi dopo, oppure chiamati amici, eccetera. E l'intento, quello che dicevi tu, è quello di fare arte, però fare arte riqualificando il territorio, e quindi noi abbiamo già riqualificato il lungomare di Passo Scuro con più di 100 murales in 4 anni. State facendo un lavorone. Sì, e guarda, sono stati coinvolti più di 40 artisti, chi viene da Siena, chi viene da Roma, e chi viene, insomma tutti amici, così. Tutto, ecco, questo è importante Stefano, tutto ciò è gratuitamente, nel senso che noi non pigliamo un soldo proprio per fare questo lavoro, però gli abitanti carini, chi ci porta i soldi al negozio dove compriamo i colori, il comune qualche volta ci aiuta. Tutti abbiamo riqualificato tutti gli 11 accessi al mare, che sono diventati delle piazzette, perché ci sono delle sculture. Anche le sculture, infatti, certo. Sì, molte sculture belle. E quindi questo, insomma, stiamo andando avanti. Una novità... No, a settembre abbiamo fatto un convegno su arte, cultura e arte, politica e territorio alla Casa della Partecipazione. Da lì è nata l'idea di istituire un festival, si chiamerà PAF, cioè Passo Scuro Art Festival. Istituire un festival una volta l'anno qui a Passo Scuro. Parte dai murales, però è una manifestazione culturale a tutto tondo proprio. Cioè, c'è un'energia alla base pazzesca, sì, c'è una incredibile, voglia. Sì. Ma guarda, una voglia di fare cultura in un certo modo, dal basso. A noi questo ci anima, a noi i grandi nomi, per carità, alcuni brevissimi, magari volessero venire qui, però non ci interessa quello, ci interessa coinvolgere le persone, e fare cultura dal basso, dare le possibilità a chi vuole di dipingere. Chiaramente c'è anche una direzione artistica. Giusto, se no sarebbe... C'è una selezione, chiaramente. Poi facciamo anche corsi di pittura per bambini, abbiamo un locale che ci autofinanziamo, e lì facciamo corsi di pittura, mostre, e tu conosci poi, no? Ci hai fatto una mostra anche. La cosa bella è che chi verrà a fare una passeggiata a Passo Scuro, sì, potrà vedere anche dei murales. Questo è davvero una cosa, gesto verso gli altri di gentilezza, di passione, di amore, di arte. Sì. E poi l'arte e la cultura sono proprio il sale e il pepe dell'esistenza umana. Esatto. Se no non siamo solamente guerre, invasioni, rivoluzioni, Covid, cose varie. Siamo... E questo è il bello che state facendo, cioè state mantenendo viva questo magma, diciamo, che può eruttare un giorno e diventare... Sì, speriamo, noi andiamo avanti nonostante, ecco questo, sempre. L'arte l'ha sempre fatto, L'arte l'ha sempre fatto, non solo ha sempre fatto questo, ma ha anticipato i tempi a livelli pazzeschi, insomma, questo è l'arte. Ma poi l'arte è quello che resta?
l'arte è quello che resta. Immagina adesso scoppia una guerra nucleare, distruggono tutto, ma i murales restano. Vabbè, senti, comunque. Oddio! Senti, no, comunque ti voglio dire questo, per, forse per concludere. Esiste un lungomare adesso a Passo Scuro, prima non c'era. Devo dire, grazie a due cose, non solo noi, noi murales, perché è diventato un museo a cielo aperto. E quindi la gente viene apposta da fuori per fare le visite ai murales. A parte che, scusatemi, questo porta anche un indotto economico. Vabbè, però noi non è che lo facciamo per quello, ne beneficiano, diciamo, le strutture del paese. Certo. Però l'altra cosa da riconoscere al comune, di cui sempre parliamo male, è invece questa splendida pista ciclabile che hanno fatto. Condivido con te pienamente, anzi condanno le persone che hanno divelto i birilli gialli dopo due giorni dell'installazione. Esatto. Hanno chiamato Striscia la Notizia dicendo che il cordolo è nero. Si sono sbagliati anche quelli di Striscia, perché ci stavano i birilli gialli, sono stati strappati da dei vandali. Ma quella è una, cioè sono cose politiche, sono loro poi, cioè un certo tipo di politica comunque approfitta di tutto per buttare fango, insomma. Certo, a me questo non piace. No, neanche a me. Chiunque esso sia, non è che va bene, ok. Senti, no, anch'io nel mio piccolo The Man on the Road è comunque anche una bicicletta che viaggia. Sì, lo so. Perché credo. Vorrei invitare. Questa è Penny. Penny. Vorrei invitare i cicloturisti che girano nel nostro comune di Fiumicino a venire anche a Passo Scuro. Quindi a breve sarà anche disponibile un nuovo ponticello. E subito dopo quindi si arriva a lungomare e ci stanno i murales. Quindi con questa radio cerco di condividere informazioni. Così chi li ascolta dice: oh, domani andiamo a Passo Scuro. Vediamo i murales, mangiamo ai ristoranti, mangiamo alla pizzeria e quindi anche un piccolo indotto. È una forma di collaborazione reciproca. Sì. Ma infatti io vedo che anche gli abitanti all'inizio, insomma, ci vedevano, vabbè, ma questi chi sono, i marziani. Invece devo dire adesso sono carinissimi, hanno capito che stanno apprezzando tantissimo quello che facciamo, perché noi siamo per il bene comune. Perché la gente deve vedere con i propri occhi. Quando tu vedi delle persone sotto al sole cuocente d'estate che dipingono un muro, cioè io ho visto delle scene, ho visto cose, e ho fotografato anche delle scene stupende. Quindi dicono, queste persone o sono matti o ci credono davvero, e poi lo vedi quando tutti il lavoro è finito. Siamo sia matti che ci crediamo. Un po' di pazzia ci sta sempre bene. Bene, quella buona. Ok. Ragazzi, buon lavoro. Grazie. Bellissimo questo celeste di base. Vedremo poi, faremo una bella foto. Dai, va bene. Ok. Va bene. Bene, torniamo on the road. Ciao. Ciao Stefano. Ciao Penny. Ciao.